E sì ragazzi, siamo tornati a Phuket. Ragazzi, non potevamo non ripassare da Phuket anche per dargli un po' di giustizia a questo canale. Esatto. Visto che un anno fa abbiamo iniziato proprio da qui a fare YouTube, ma eravamo super impacciati. Sì, praticamente abbiamo acceso la fotocamera, eravamo a Kata Beach, mi ricordo, e impacciatissimi, è calato il silenzio, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma adesso cosa diciamo? Cioè proprio zio, panico totale. Non che adesso siamo dei fenomeni, però diciamo che una frase completa riusciamo a dirla ogni tanto. Ci fa ancora strano parlare alla fotocamera perché non è così facile come sembra, però magari un po' più sciolti, ci stiamo un po' abituando. Sì, le facce un po' più rilassate diciamo che ce le abbiamo e siamo molto più confidenti. Comunque se volete farvi due risate e siete curiosi vi lasciamo la scheda del nostro primo video. Mamma mia, imbarazzante davvero. Questa volta noi soggiorniamo a Phuket Town e abbiamo notato che questa zona è molto comoda, oltre che bellissima, soprattutto anche per soggiornare a lungo termine. Ma facciamo un giro così vi mostriamo il perché. Ci troviamo nella Old Town ed è davvero bellissimo passeggiare in mezzo a tutti questi edifici colorati, varie attività locali, negozi di souvenirs e noi in particolare adoriamo un sacco questi negozietti di ceramica che vendono articoli di vario genere. Se potessimo porteremo a casa tutto. Adesso ve ne mostriamo uno al suo interno. Tutto così bello, io in particolare mi sono fissata con questo servizio da tè giallo perché è uno dei miei colori preferiti. Vorrei tanto portare a casa. Costa 2700 baht. Vediamo. Tra l'altro una cosa che non avevamo notato la prima volta che siamo venuti qua a Phuket, nell'Old Town, è la sua street art. E solamente dopo aver visitato Georgetown, a Penang in Malesia, possiamo notare un sacco di somiglianza, ma è bellissimo. Anche qui infatti, come in molte zone della Malesia, oltre agli edifici in stile sino-portoghese, oggi trasformati in hotel e negozi, si può notare una notevole presenza cinese, caratterizzata dai moltissimi templi buddisti cinesi sparsi per la città. Un'altra cosa che noterete sicuramente passeggiando per le strade della Old Town è che tutti impazziscono per farsi le foto. Infatti questo posto qui è davvero unico perché tutti cercano l'edificio colorato per scattarsi la foto originale. Ed è pazzesco! Il caldo qui a Phuket a marzo è impressionante, infatti shake. Ma tra poco vi portiamo a bere caffè in un posto davvero unico e particolare con un caffè delizioso, secondo me il più buono che ho bevuto qua in Thailandia. Questo qui è l'espresso, è molto buono. Il caffè arriva da Chiang Mai e questo è l'arabica, che ha questo retrogusto cioccolatoso, molto buono. Poi il sapore molto intenso, cremoso e rimane sempre bello corposo fino alla fine. Ma guardate qua che bello che è. È buonissimo. Io lo adoro questo caffè qua. E tra l'altro il profumo di caffè lo sentite da 100 metri da qui, è davvero buonissimo. C'è un profumo che viene direttamente dal macinino, ma è pazzesco, è troppo buono. Gentilmente.
Gentilmente Nung si è offerto di mostrarci e spiegarci nel dettaglio tutti i passaggi per fare questo caffè. Yeah, this is my bean in my shop. I roast by myself. Okay. I don't have machine. Okay. This is the manual style. Yeah. Okay. Like a DIY from Thailand. How to control the fire? First, we do like this about medium. Yeah, and then we rolling until we listen the first crack. First crack we control the small fire little. It's like it. About 10 minutes more. Yeah, 10 minutes more. Until but between we rolling. We open to see the color. Maybe two times, three times, because you just to remember the time. Maybe 12 minutes we open to see. Because coffee not 20 minutes always. Arabica little bit different. Robusta different. Yeah. Because originally the beans are green. Yeah, from the green. When, you roasted are brown. Until brown. Okay. Yeah. Why I do like this? Why I roaster by myself? Okay. Because very tired. I think my shop is the local street style, and when I roaster by myself, save my cost, and I don't charge the customer not too much. Okay. Yeah, because my coffee we start price 40, 40, 50, 60, 70. Is the maximum price 70 baht. Cheap price, the people can bring coffee, the good quality and cheap. And the Mofiat, you see, my Mofiat is the friendly and local. Looks the traffic, look the people walking. Yeah, it's local style. Yeah, here no ego. No ego, no pressure. Yeah. Everyone the friendly. We are the friendly. That's why we love this place. I have the Robusta. This mm-hmm. is Robusta from Thailand, from the southern. Okay. And also another one. From the south? From the south, okay. Yeah. And this one, Arabica, okay. From Chiang Mai and Chiang Rai. Doi Thep Sadet. Okay, yeah, then Arabica, Doi Thep Sadet. And this one, also Arabica, Peabody. This one, for the people like coffee, fruity. Okay. The taste note, fruity, sweet, salty. Yes, yeah. not strong. Not strong. Yeah, not strong the Robusta. Okay. If anyone request strong, they want the sleepy, very sleepy, I recommend the Robusta blend okay. With the Arabica. Okay. And this is my my coffee maker manual style. This one the name robot. They look like robot. Mm-hmm. This one working is very nice. This is a pressure because this is a coffee manual high pressure. Normally bar, we use 9 or 10 bar. Okay. Yeah, we start 8, 9 or 10, independent of the coffee. Yeah. Giusto per farvi capire il lavoro che c'è dietro, questo ragazzo pesa e controlla qualsiasi cosa, dalla pressione ai grammi e poi ha uno specchietto dove controlla il flusso del caffè. Cioè è proprio preciso, è un'arte. Ok. And you have a mirror here? Yeah. This is mirror. So many people ask me what I can use. Okay. Normally not look my face because my face not handsome. I look okay. when the coffee or workflow connects with the I control the pressure mm-hmm. together. Yes. When look the workflow and also we control. Okay. That's you very important. Yeah, that's important. Next menu, I will make the coffee latte.
latte art for you. Okay. Let's see. Adesso tocca a me. Latte art per me, quindi adesso vediamo come ce lo fanno. We open the calculator. One shot we use the coffee bean 20 gram. Okay. Yeah. Okay, one shot 20 gram. Yeah, now we will blend about Robusta and Arabica for the latte art. It's okay. Flavor. It's very nice. Okay. This Arabica. Okay. Use 10. Another one. Arabica. 20. And then we grinder. We open first. Ecco, in questo passaggio voi non sapete che profumo c'è. Buonissimo! And then paper filter. Okay. Put box screen and hot water. The meat, I use coffee medium roast. Medium roast, I use temperature 93. Okay. Yeah, 93. Ready. About half. And then. Si chiama in gergo tecnico lo scarto del caffè, ma guardate quanto è denso, cioè l'ha praticamente schiacciato tutto, ha fatto uscire tutta l'acqua e profuma tantissimo. Io ho lavorato in caffetteria, ragazzi, e a me non esce così bello denso il caffè quando usiamo le nostre macchinette al bar, cioè è davvero ottimo, è di una buonissima qualità questo caffè. Annusa? Buonissimo. Thank you. You're buonissimo. È buonissimo e poi rimane la crema fino alla fine. Io ovviamente ve lo dico perché siamo venuti qua tutti i giorni praticamente. Ormai siamo affezionati. Penso che sia più buono in questi quasi 2 anni di viaggio che abbiamo mai assaggiato, ma poi davvero l'impegno e la passione che ci mette. È proprio un caffè molto artigianale. È buonissimo, il profumo, l'aroma di questo caffè, dovete provarlo. Se siete qua, passate da questo caffè, è un caffè molto semplice, come vedete anche il bancone è fatto tutto in modo artigianale, ma il caffè ha una qualità pazzesca e poi il costo è irrisorio perché 40 baht non è molto. E questo è un rapporto qualità-prezzo imbattibile, molto buono, infatti per noi è diventato il nostro preferito perché penso che non siamo mai andati così spesso nello stesso posto a bere caffè, ma questo è diventato...
Ci sta creando una dipendenza questo caffè, talmente che è buono. Ok ragazzi, Nung è talmente gentile che ci vuole preparare un altro caffè, ovvero un americano con lo zucchero di canna, succo di zucchero di canna. Ce ne ha dato un pochettino da assaggiare ed è buonissimo, quindi siamo un po' curiosi, anche perché era voleva farci vedere qualcosa di diverso dalla nostra quotidianità, dalla nostra cultura italiana, quindi lo proviamo volentieri. This is the sugar cane juice from the natural, from Phuket. Okay, this is very good for the healthy. Are you ready? We will start now. Questa volta Nung ha utilizzato una miscela fruttata ed il risultato è stato questo. No, sono troppo curiosa, voglio assaggiarlo. Nung ci ha detto di praticamente non mischiarlo perché se lo mischiassimo dovrebbe risultare amaro. Invece dice di berlo dal basso verso l'alto, in modo tale da assaporare meglio tutti i sapori, diciamo. Yeah! È buonissimo! Wow, ma è buonissimo! È davvero rinfrescante! Ma che buono! A me tutte le cose fatte con i prodotti naturali piacciono un sacco. Quindi essendo che questo qui è fatto con lo zucchero di canna e caffè, è davvero buono, ottimo. E poi si sa, col tempo qui in Thailandia che fa sempre caldo, bere questo è davvero rinfrescante effettivamente. Sì, diciamo che oggi ci voleva proprio. Sì. Ragazzi, noi vi ringraziamo di aver visto il video fino a qua e se siete a Phuket, soprattutto nella Old Town, passate a trovare Nung perché berrete un caffè delizioso, oltretutto che parlerete con una persona fantastica e sarà lieta di spiegarvi il processo appunto di come lui fa questo caffè così buono. Sì, è molto disponibile. Come al solito ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, è un piccolo gesto gratuito che però per noi vuol dire tanto. Esatto, mettete mi piace al video, condividetelo e ci vediamo alla prossima. Sì, ciao! Grazie!